Perché da questa fase appunto di ricerca del naturale, del muschio, tu prima dicevi, no? Ricerca molecolare, infatti io mi ispiravo molto al muschio, ai licheni, a tutto il mio amore per Sbarbaro viene da questo. Il secondo periodo in calcografia è stato direi fondamentale per me, per 74, cioè la seconda fase, quando c'era Bertelli e poi lui c'aveva proprio la ripetizione, io invece cambiavo, insomma. Quando abbiamo cominciato questo gruppo, insomma, con Strazza, un diretto da Strazza, io insegnavo con il maestro incisore, ma il grande capo era Strazza, che veniva solo una volta a settimana, e poi diceva, bene, bene, continuate. e avevamo questi interventi anche di un ragazzo americano, uno svizzero, insomma, avevamo fatto un vero gruppo internazionale, e è stato fondamentale per me, perché avendo tutte le mattine, praticamente, io lavoravo tutte le mattine dalle 8 all'1 e mi sono dovuta inventare qualcosa, allora ho dovuto cercare una tecnica che non conoscevo, perché io ho fatto incisione l'acquaforte quando ho cominciato, però non andava più, mi stava stretto, dovevo inventarmi qualcosa per mettermi un po' in difficoltà e allora, andando a vedere le lastre della calcografia, ho scoperto questa famosa lastrina del 400 di un maestro del 400 tedesco che era fatto di puntini grandi e piccolini, piccolini, piccolini. E allora lì sono partita e mi sono fatta fare queste barrette di acciaio, noi le chiamiamo punzone, poi ho scoperto che erano vere, insomma, l'avevano sempre fatto gli antichi. Però era oramai in disuso, per cui io ho ricominciato a fare una linea di tutti i puntini uguali, oppure la linea che al suo interno diventava più spessa, poi si alleggeriva, e poi come si faceva una piccola spirale, poi ho fatto proprio la grammatica dei segni. E questo ha servito a farmi... così a interrompere un po' questa mia ricerca sulla natura e a prendere come naturale proprio lo sviluppo del mio lavoro, del mio segno. E allora è diventata la vera astrazione, ringrazio. Poi c'era anche un altro, uno sconosciuto, un incisore del 700, mi pare, che faceva gli alfabeti puntinati, le lettere, anche quello è stato importantissimo perché... io in base a quello poi facevo le incisioni col segno sempre tutto uguale, poi ho cominciato a variarlo, poi insomma sempre con lo stesso punzone variavo col colpo del martello, invece che premere molto premevo poco poco, con la musica, andò coglio coglio, poi ho inventato, quello l'ho inventato io, andò coglio coglio, perché quello era andare col punzone liberamente sulla lastra. Sono piccoli libri, veri libri, manoscritti, sì. Dove c'è tutto, la copertina, il colophon, il frontespizio, la poesia, tutto scritto a mano. E poi ci sono le tavole, a volte sono tavole sempre originali, non ci sono incisioni, sono disegni, acquarelli, ho fatto delle cose con la stoffa, delle cose con le carte ritagliate, era il mio gioco così serale per riposarmi. E li hai donati tutti? E li ho donati tutti, alla sì, 36, 35 per il momento sto facendo il mio piano. Sì. Un'altra cosa sempre disegnata. Questa è fatta da Josef Weiss, che è questo editore di Mendrisio. Sono sempre disegni. E nelle poesie sono di Lucrezio, sono alcuni versi, non tanti. E questo è l'ultimo libro che ho fatto. Questa fase un po' geometrica e poi è che ha continuato tanto e poi però eccolo. Che a un certo punto ho abbandonato la trama geometrica e sono andata liberamente.
tanti orizzonti.